Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi voglio parlare ancora di un drone che avevo portato qualche mese fa sul canale, ma che adesso con il nuovo firmware 4.2 di Betafly, secondo me dal punto di vista cinematografico è diventato una cosa spettacolare. Ma andiamo con ordine e poi vi spiego il tutto. Allora, questo drone l'avevo recensito qualche mese fa perché è un drone secondo me poco impegnativo, semplice, è un 3 pollici, è il GPRC Signet 3. Vi lascio il link di Banggood in descrizione. Io l'avevo acquistato appunto perché monta di serie una fotocamera Rankam da 1080-60 fps che registra su una micro SD e già di per sé tutto funziona bene e le qualità delle immagini sono davvero secondo me ottime per la tipologia di drone e per la tipologia ovviamente di fotocamera che monta. E secondo me adesso questo drone, che è BNF, cioè pronto al volo, quindi ci viene venduto con già la ricevente che vogliamo in base alla radio che già possediamo, quindi lo dobbiamo solo configurare dal punto di vista dei comandi radio ed è pronto a volare. Ma adesso con il nuovo firmware 4.2 e con qualche configurazione appunto di questo nuovo firmware, secondo me è migliorato ancora tanto dal punto di vista cinematografico. Adesso vi lascio al video che ho registrato, location semplice, dove di solito faccio appunto i miei test, perché avendo appunto montato il firmware 4.2 su questo drone volevo vedere come volava e come si comportava anche dal punto di vista della stabilità della fotocamera. Quindi adesso vi lascio alle immagini e dopo vi spiego cosa ho fatto per migliorare dal punto di vista cinematografico questo piccolo drone, il GPRC Signet 3 con Betafly 4.2. Andiamo! Ragazzi, avete visto
come le immagini secondo me sono davvero molto molto stabili per un drone che è leggerissimo, perché pesa davvero poco, sotto i 200 grammi, con una fotocamera che comunque non è stabilizzata, ma che secondo me dà comunque un risultato più che ottimo. Con questo nuovo firmware davvero si riesce a ottenere davvero tanta roba dal punto di vista della stabilità. Ovviamente con la configurazione che andremo a vedere tra poco, cioè quella che ho io in questo momento in questo piccolo drone, non avremo un drone super reattivo, perché comunque il mio obiettivo era avere un drone che si muovesse bene, ma che mantenesse comunque una stabilità appunto della telecamera migliore di come era, e che ci desse una qualità video per ottenere appunto dei video divertenti da rivedere o da condividere. Quindi non aspettatevi con questa configurazione che vi lascio io un drone super sprint, ma sicuramente un drone molto più cinematografico. Quindi adesso guardiamo da vicino come ho configurato con Betafly 4.2 questo Cygnet 3. Allora, quindi per prima cosa dovete andare ad aggiornare gli ESC, quindi con BLE Suite 32 andate ad aggiornare gli ESC all'ultima versione che vi dà disponibile. Ovviamente non vi faccio vedere perché io l'ho già aggiornata, aggiornate all'ultima versione disponibile gli ESC. Una volta che li avete aggiornati avete tutto pronto e idoneo per Betafly 4.2. Quindi a questo punto andiamo a collegare il drone a Betafly. Perfetto, il drone è collegato. Una cosa che vi consiglio è di non usare i salvataggi delle configurazioni precedenti, perché io adesso sto portando tutti i miei droni, o meglio sto provando a portare tutti i miei droni nella versione 4.2. L'ho fatto con il GPRC Crocodile 7, il drone long range, e adesso l'ho fatto con il Cygnet 3, poi lo farò anche con gli altri. E una cosa che ho visto è che se si usano i salvataggi precedenti, cioè il salvataggio, il backup di Betafly, in questa schermata vedrete il drone che continua a muoversi e non sta fermo, e dopo varie prove ho capito che era dovuto al salvataggio, o meglio ai backup di Betafly. Quindi rifate tutto da zero, non usate il backup, almeno io ho visto che con il backup non si riesce a venirne a una. Allora, innanzitutto dovete andare ad aggiornare il firmware, quindi andrete su aggiornamento firmware, dovete andare ad attivare versioni pubblicate candidate alla pubblicazione, poi scegliete Onibus F4SD, che è la versione del flight controller del piccolo Cygnet 3, e dopodiché andate a scegliere la versione che è la versione 4.2.0 RC2. Quindi andate a aggiornare il firmware. Una volta che avete aggiornato il firmware entrate in Betafly. Allora, a questo punto calibrate l'accelerometro, quindi mettete il drone in una posizione ben piana, più piana possibile, che non si muova, cioè la superficie non si muova, e fate la calibrazione. Dopodiché in porte andate ad attivare le porte così come erano abilitate già nella versione precedente, quindi questa schermata la copiate così com'è, poi andate in configurazione. E qua c'è la prima cosa che io ho attivato per questo piccolo drone. Allora, ho messo D-Shot 600, ho attivato D-Shot bidirezionale, richiede un firmware supportato. Ecco, questa funzione è la funzione appunto degli RPM filter. Quindi, avendo aggiornato gli ESC, potete attivare questa funzione, che aiuta questo piccolo drone a gestire al meglio le vibrazioni create appunto da tutto quello che è il sistema di volo del drone. Quindi attivate questa funzione. Una volta attivata questa funzione passiamo a questa schermata qua in basso, configurazione di sistema. Qua andate ad attivare la voce 8 kHz e qua per il resto tutto a posto. Poi continuate a configurarlo come l'avete sempre configurato, quindi metterete il nome qua, qua metterete in arma 180 gradi, così in caso di un incidente su una pianta in cui magari rimane rovesciato meno, vi aiuterà ad armare i motori, quindi vi aiuterà a farlo cadere dalla pianta. Qua attivate SBUS come provider ricevente seriale, quindi tutto quello che era
anche in precedenza attivo sul vostro drone, diciamo con la versione precedente. Quindi, se non ve la ricordate, prima di andare a modificare qualcosa, magari fate una foto a questa schermata, così vedete cosa avevate attivato o disattivato in precedenza. L'importante è che in questa nuova diciamo versione di firmware che andate ad installare, andate ad attivare 18600 e che andiate ad attivare 18 bidirezionale qua come sfregatura di questa opzione, e qua che andiate a mettere 8 kHz. Quindi questa schermata è a posto, sensori, batteria, niente, messa a punto e PID. Ecco, io in questa schermata, ragazzi, non ho toccato assolutamente niente, l'ho lasciata così com'è. Quindi per adesso lo sto usando così com'è, e avete visto che i video sono ottimi. Poi dopo, se volete magari un drone più reattivo o meno reattivo, potete andare ad intervenire, però attualmente io lo sto usando così. Anche questi parametri copiateli nel caso siano diversi, ma dovrebbero essere così come vengono dati, se non ricordo male. Poi in ricevente, vabbè, questa è la parte della ricevente, quindi non cambia rispetto al firmware precedente, quello che avevate prima fate anche adesso. Modalità di volo, anche create le stesse modalità di volo che avevate in precedenza con il firmware precedente. E una cosa che mi stavo dimenticando, che appunto in configurazione vedete che sotto avete carico CPU 12-13%. Ecco, con questo Betafly 4.2 ho visto che anche se il carico CPU arriva a 12-13% il drone si comporta bene, quindi secondo me va bene lasciarlo così. Questo è una mia opinione, ovviamente. Poi andiamo in OSD, ovviamente createvi la vostra OSD come ce l'avevate prima, nel caso fate una foto alla versione precedente prima di andare a reinstallare il nuovo firmware, quindi andare a perdere tutto quello che era diciamo la vostra versione dell'OSD, o meglio la vostra disposizione. E una volta fatta anche questa configurazione, passate a trasmettitore video, e qua c'è appunto la schermata di trasmettitore video, che nella versione in cui avevate di serie non c'era questa pagina. Adesso nelle versioni di Betafly, o meglio nelle ultime versioni di Betafly, è stata introdotta appunto questa diciamo nuova tabella, cioè le tabelle di trasmettitore video. Qua, ragazzi, questa è così come l'ho configurata io, copiatela, però magari poi in descrizione vi lascio il mio file da caricare, così lo caricate direttamente da questa schermata. Vedete che andate su carica file, caricate il mio file che vi lascio, così almeno siete sicuri che funziona tutto alla perfezione. E poi un'altra cosa che è molto importante è questa, i CLI. Allora, qua ovviamente, come sapete, possiamo andare a modificare un sacco di cose in più rispetto alle configurazioni che ci permette di fare Betafly nella sua, diciamo, schermata o nel suo menu a livello di software. Quindi questo passaggio adesso è molto importante. Dovete andare ad aprire la pagina di Betafly, cioè questa, che poi vi linko sotto sempre in descrizione video. Andate a selezionare tra i vari settaggi che ci mette disponibili per Betafly 4.2. Quindi avete ProRace, Race Freestyle, HD e Cinematic. In base alla tipologia di drone e in base a cosa volete fare con quel drone, potete andare a installare o meno appunto questi parametri. Io ho messo questi, quelli di HD, quindi li andrete a selezionare, li andrete a copiare, quindi torniamo in Betafly, andrete a incollarli qua sotto, quindi farete invio e vedete che li abbiamo caricati. A questo punto andate a fare save qua sotto, save, poi fate invio e vi verrà caricato nel vostro fly control questi parametri, che vi aiuteranno ad avere un drone molto più preciso e stabile per fare appunto dei cinematic video. Quindi vado a disconnettere il tutto. Ok, quindi ragazzi, questo è quello che ho fatto io per migliorare questo piccolo drone dal punto di vista cinematografico, perché secondo me è bello, è divertente, e se più si riesce a tirare fuori dei video da utilizzare, perché comunque sono di una qualità secondo me più che dignitosa, ben venga secondo me, perché appunto io questo drone l'ho acquistato per questo motivo, perché ha una fotocamera che registra in Full HD a 60 fps su una micro SD, quindi avere un video cinematografico secondo me da utilizzare diventa una cosa aggiuntiva al divertimento che già si ha nel pilotarlo.
Quindi ragazzi, questo era solo un video per farvi vedere con Betafly 4.2 cosa si può ottenere da un piccolo drone come questo dal punto di vista cinematografico e del divertimento. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!